Okay. Alessandro, una sconfitta è arrivata nel finale, quindi immagino che ci sia molto rammarico, però per te che gara è stata? Ma non ti nego che è stata emozionante anche rivedere il buon Olis nuovo, il campo nuovo è stato emozionante, e sono contento perché dopo gli ultimi anni tribolati questa è una piazza che meritava, non che quello che Campitelli non lo era, ma questo presidente ha ridato entusiasmo, sono contento per i tifosi, per la piazza che ha ritrovato tutto questo entusiasmo e spero che il Teramo faccia un gran campionato come lo sta facendo. Ti è sembrato di giocare su un altro campo, visto che hai detto il Bonolis nuovo rispetto a quello a cui eri abituato? Ma sotto i piedi sì, però il calore della gente alla fine era sempre quello, ha spinto la squadra fino all'ultimo minuto e purtroppo per noi oggi un pareggio era oro, perché parte giocare con alcuni fuori ruolo, però venire a giocare qua sicuramente sarà difficile, non per l'Avellino ma per tutte le squadre, penso. Senti Alessandro, ci hai provato a mettere in difficoltà il Teramo e Tomei sul calcio di punizione? Beh, dopo la parata di oggi e le parate che mi ha fatto Avellino, penso che sia uno dei portieri, non dico più forti ma più esperti della categoria, un gran portiere, ma non solo lui. Il Teramo ha allestito una grande squadra e sicuramente si piazzerà in un ottimo posto per i playoff e glielo auguro. Senti Alessandro, francamente eravamo un po' preoccupati perché l'Avellino arrivava da un filotto niente male, 4 successi e un pareggio, però questa sera non si è visto l'Avellino, è stato più bravo il Teramo. Ma non è che non si è visto l'Avellino, noi avevamo preparato la partita in questo modo, non puoi venire comunque a Teramo e pensare di pressare alto, perché questa è una delle squadre che palleggia meglio in Serie C, ha ottimi giocatori, ha tutta gente di qualità, quindi se fai questo gioco che li pressi alti magari ti imbucano, ti fanno male. Ecco, abbiamo preparato la partita in questo modo, di aspettarli e di ripartirli, però non ci rimproveniamo niente, perché la partita che dovevamo fare l'avevamo fatta, forse siamo stati un po' timidi il secondo tempo, però ecco, dispiace prendere gol quasi alla fine della partita, perché dopo che Alessandro, sono contento, ha parato quel rigore, prendere un punto qui era oro. Alessandro, ma tu per giocare nel tuo ruolo dovevi andare ad Avellino e aspettare 10-12 anni? Qua facevi l'esterno e tu sei un centrocampista quando puro. Quando indossi la maglia della tua città giocheresti pure in porta, quindi io ho sempre dato il 100% per questa maglia, e dove mi mettevano diciamo stavo, anche con Vivarini. Però che ho cambiato. Così. Sì, adesso diciamo che mi trovo bene in questo ruolo, però alla fine quando giocavo nel Teramo l'importante era giocare per questa maglia. Ci racconti un po' com'è dal tuo punto di vista il Zerino Capuano? Ma il mister non lo devo raccontare io, ha cambiato volta a questa squadra. Da quando è arrivato lui i risultati sono dalla sua parte, un mister vulcanico, un mister che ci mette l'anima, un mister preparatissimo a mio avviso, perché A parte purtroppo, ripeto, il gol di oggi, noi nei calci d'angolo, nei calci piazzati non abbiamo mai preso gol, e purtroppo questo dispiace, però sono sicuro che con la voglia che ha il mister, la voglia che abbiamo noi, ci tireremo subito fuori da queste zone basse. Dico basse perché adesso abbiamo una partita difficile a Catania e poi ci giochiamo uno scontro molto importante con il Picerno, che è l'ultima della zona playout. Senti, vuoi salutare il pubblico di Teramo? È sempre casa mia.